posso due secondi, poi diamo spazio eventualmente alle domande. Io volevo ricordare un intervento del nostro Presidente della Repubblica, Napolitano, in questi giorni, che personalmente mi ha colpito, ma credo che sia anche interessante conoscere la vostra opinione rispetto a questa affermazione, che secondo me la dice lunga su chi è sovrano in questo Paese, su chi detiene la sovranità in questo Paese. In seguito ai fatti accaduti nel Lazio e alle romperie, ricorderete che Napolitano dice: dobbiamo, esattamente afferma, io mi sono riportato la frase, è l'Europa a chiederci un grosso impegno di lotta contro la corruzione. Ma cazzo, non è la gente che lo chiede, sono i cittadini che lo chiedono. È l'Europa. No, è questa nuova divinità, è l'Europa. Bene, io credo che in seguito all'intervento, a mio avviso preciso e analitico di Monia, credo che potremmo definire questa Europa come il regno incontrastato di grandi poteri di manipolazione. Adesso se qualcuno vuole intervenire io volentieri lascio il microfono a te. Non arrivo a finire, devi venire qui. Dovete guardare il microfono perché stiamo registrando. Volevo tornare un momento sul sul discorso del DSM, del meccanismo europeo di stabilità, perché è un punto cruciale, veramente fondamentale. E facendo alcune precisazioni, perché ovviamente Monia ha fatto una grossa sintesi, i 125 miliardi che l'Italia deve cacciare dal fondo cosiddetto salva stati sono divisi in 10 anni, quindi sono 12,5 miliardi all'anno, divisi in parte di qua. Uno dei poteri di questa governance di persone che sono nominate dalle singole banche centrali e dalle singole governi e agiscono in totale stato di segretezza, in totale stato di impunità e quindi di qualunque tipo di vincolo politico nei confronti del resto d'Europa, uno dei poteri che poi mi ha dimenticato di citare è, anzi sono due, uno è quello di poter aumentare la dotazione del fondo senza chiedere il parere di nessuno. Allora i sindacati del giudizio possono decidere che 700 o 2.000 miliardi che saranno la base di partenza possono essere raddoppiati e questo fatto di aumentare la dotazione del fondo crea un obbligo vincolante e insindacabile per i paesi partecipanti a aumentare la propria contribuzione in soli 7 giorni. Esatto. Io mi sono preso la briga di andare a leggere tutta la legge istitutiva del MES e c'è da restare veramente stralunati da dare il tutto. Comunque questi possono decidere e che noi entro 7 giorni dobbiamo dare, che ne so, 50 miliardi, 20 miliardi, lo decidono loro, allora insieme a capire di più. E il secondo punto fondamentale è che loro, quando su richiesta di uno Stato gli danno questo aiuto, stabiliscono loro, allora il sindacato di giudizio il tasso di interesse, al quale tasso di interesse, che ovviamente verrà poi corrisposto nella restituzione del debito, tratterranno una parte loro del sindacato di giudizio come loro compensi per le loro spese di funzione. Quindi questo nessuno saprà mai quanto si paga, quanti soldi si lega, compresi indipendenti proprio di vita, segreto totale. Ora io ho visto però un granellino di sabbia in questo meccanismo e questo granellino di sabbia è arrivato dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che i tedeschi fanno fessi, non so. Allora cosa ha detto la Corte Costituzionale tedesca? Ha detto sì, diamo ok per la costituzionalità della partecipazione della Germania a questo meccanismo con un'unica condizione, che le decisioni che verranno prese dalla Germania alle
all'interno del rappresentante chiedesse all'interno di questo meccanismo siano state prima discusse in Parlamento. A me questo sembra un caso di non sapere questa cosa grossa del meccanismo, perché viene a cadere il problema di segretezza, totale indipendenza e totale non controllo sulle decisioni di questo board, di questo consiglio di amministrazione, chiamiamolo, del meccanismo europeo di stabilità. Ma anche la parte superiore, la quota eccedente, ci sono gli altri che sono tenuti a dover va bene. Quindi viene però a mancare la possibilità per il MES di stabilire l'aumento di capitale, diciamo così, l'aumento del fondo di quotazione in modo vincolante e automatico, così sta. Perché uno Stato deve sottoporre a questa, che a quel punto non diventa più un obbligo, ma una proposta. Ecco, voglio capire, anche con contributo di tutti, quanto può essere un piccolo taglio in questo meccanismo autoritario e assolutamente criminale. Allora, io non sono molto bravo a fare il discorso pubblico, però volevo dire una cosetta. Noi siamo qui a ragionare su un sistema di provvedimenti che ci hanno imposto, che sono sostanzialmente una truffa. È una truffa in se stesso l'euro, per come lo ho concepito. E noi siamo qui a ragionare su mille rigori di come uscire, perché in realtà questi qua, se noi troviamo pini per poter, come dire, cercare di mettere il granellino nell'ingranaggio, questi qua trovano domani un altro provvedimento per mazzolarci, perché il loro obiettivo è distruggerci. Ora, Moni ha detto che lei non ha una risposta, alla fine non ha una ricetta, no? Non ha una soluzione. Io una soluzione ce l'avrei, non è una soluzione facile. Noi dobbiamo, secondo me, uscire da questa Europa. Cioè è l'unico modo per poter uscire dall'euro, perché noi tecnicamente non possiamo neanche dire al referendum. Questo secondo il parere dei economisti, io non mi sto inventando nulla. Quindi l'unico modo per uscire dall'euro è uscire dall'Unione Europea. È l'unico modo. E noi dobbiamo ragionare su questo, perché se no stiamo perdendo tempo, noi facciamo tante conferenze, tanto ragionando su queste cose tecniche verissime, però siccome il tempo stringe, io penso che ormai ci stanno andando anche intorno all'Europa, fra due anni dove saremo? Noi dobbiamo prendere coscienza e concentrarci sull'unico obiettivo, uscire dall'Europa, appunto, non ci sono altre soluzioni, quindi noi dobbiamo ragionare, far capire alla gente quello che c'è da fare. Con tutte le cose che ha detto giustamente e tante altre che si potrebbero dire sull'euro, come è fatto, che nessuno ci dice, però noi abbiamo poco tempo a disposizione per poter ragionare e far passare il messaggio, veicolare il messaggio che noi dobbiamo uscire dall'Europa, perché se noi non usciamo dall'Europa e con l'obiettivo di uscire dall'euro per far crollare questo sistema, noi non riusciamo vivi, ma non riusciamo a vivere veramente, nel senso che ci suicideremo tutti quanti tra un po', tra un anno non saremo più niente. Cioè, basta guardare la Grecia, la Spagna, a noi non ci dicono niente, ma in Spagna si stanno ammazzando. Io credo che veramente dobbiamo fare una serie di riflessioni su questa cosa qui. Niente, volevo solo dire questo. Grazie, prego. Grazie. Altri interventi non mi rilascio a questa considerazione che allo stato delle cose mi sembra sempre più condivisibile, però c'è un passaggio, no? Chi lo fa? Chi lo fa? Questa cosa è stata usata a livello fattivo, è una delle poche cose praticate, per non parlare di cose di così, ma chi lo fa? E il punto, e lì veniamo al punto, lo fa una forza politica che prende il potere e cambia le regole. Quando il mondo è nuovo, è sempre così, ora si dice, ah, ma che cos'è questo discorso? È sempre la cosiddetta rivoluzione legale, cioè si usano le regole, fin qui stabilite, ci si
si infila dentro e poi una volta che comandiamo noi ma noi siamo già fuori dalle regole, capito? Perché questo lo dico perché sennò ci illudiamo che le cazzottate in piazza Sintagma l'indignato scassato la preparazione no, questo è tutto spettacolo infatti anzi fa pure comodo. Cioè quindi la vera rivoluzione poi non c'è una tipologia che poi cioè, la rivoluzione è sempre stata di chi sta al giochino prende la maggioranza e dopodiché chiude tutta la baracca e si cambia l'andazzo, è sempre stato così dove si cambiano le cose, chi ci sia piaciuto che secondo le idee che ci sono fatte con le letture non ci piaccia tanto, ma è sempre andato così, il resto sono tutte fandonie le battaglie di piazza, cosa deve fare? Il cazzottate con Ceverino, ma che me ne frega? Cioè, tanto per cosa? Per tornare a casa con la testa spaccata, no? Così vado pure in prima serata, c'è la giornale, no? E poi ce lo dico pure alla fine, anche quello è un altro che sta dentro sta ruota del criceto, no? Il poliziotto, tanto poi taglierà anche a lui, tanto sta fracassando anche a lui con tutti gli altri, ma cosa deve fare? Perché ormai, quindi, anzi, prima di andare lì, l'ho metterato su come un pitbull, no? Cioè, è tutto un gioco di cani di palo, no? Che devi fare quello. Allora, cosa c'è da fare? Devi darti anima e corpo, se credi che il cambiamento, una delle strade del possibile cambiamento, sia quello politico, e devi buttarti nell'arena a costo di andare a rischiare la pelle. Cioè, almeno si accorgono che è troppo seguito, ti fanno fuori, cioè, quello è. Cioè, non ce n'è altre, non esiste. Cioè, no, dall'Europa ci esci così. Questo è il mio punto. Quindi non ci esci. Il discorso della consapevolezza, diciamo, l'informazione. L'informazione si equivoca, però è un passaggio necessario, ovviamente. La minoranza consapevole, la maggioranza lasciamo stare. La maggioranza delle persone, cosa si è tenuto da quando il mondo è in mondo? Di campare tranquilla, no? Di mangiare, avere i bambini, avere la famiglia, pure io, no? La famiglia non è un bel cosa, non è che sono cose da disprezzare. La maggioranza non è che insegna su ogni strada, no? La minoranza è quella che sviluppa la consapevolezza, prende la situazione del potere e cambia. E il resto, quando vedi che le cose fatte, non discorsi, sono buone, poi c'è il consenso. È sempre stato così. Il consenso come tu lo raggiungi in questa maniera, no? Sono quelle le basi del discorso. Allora bisogna fare quello. Creiamo un cartello, una nuova sigetta, cioè, tutta questa frammentazione lì, visto che ho seguito recentemente, no? Sono state iniziative, anche quanti piccoli gruppetti, no? L'Accademia delle Libertà, sono tutte, però ogni di un qualcosa c'è molto lento, ma perché lento? Perché c'è molta diffidenza, perché c'è ognuno che coltiva il suo orticello, perché si fa fatica a fare un passo indietro piuttosto che se ne va sempre due avanti, perché ovviamente per federarsi bisogna anche fare un passo indietro, no? Bisogna venire sul punto che ci tiene, se no ognuno se vuole tutta la partita lì su 100 punti che preferisce è finita, prendo un punto, lo chiamo tutti. Questo è il primo punto. Secondo punto, concludo, la questione la moneta, no? Che il recetto c'è la moneta. Allora, la moneta che cos'è? La moneta è fondamentalmente, senza entrare nel valore metafisico della moneta, perché la battaglia sulla sovranità monetaria è una battaglia che non appartiene a una certa area di pensiero che ha sempre visto le cose in maniera materialistica, no? Perché la moneta ha un dentellato, no? Con altre questioni molto più reali di quelle concrete, ma diciamo con quello che noi chiamiamo correntemente spiritualità, no? Fondamentalmente. Tanto è vero che una delle prerogative del potere, no? Sempre la moneta, monopolio della forza, no? Ce lo insegnano anche a scuola. Però la questione della moneta è importante per un fatto che è il mezzo di strumento, senza andare a scomodare chissà cosa, per favorire, no, le transazioni. Bene, ma dietro poi c'è un'economia, un'economia che gira, no? Il panettiere sforna il pane, quello fa le scarpe, l'altro cuce il vestito, quello, non ne so, fa i pasticcini, l'altro ti insegna le lingue, e insomma, l'economia esiste. Allora cosa vuol dire economia in crisi? L'economia non è in crisi, cioè l'economia in crisi non esiste, è una cosa che non può esistere, perché chiunque continua a fare le cose che ha sempre fatto. Allora, poi chiaro, si entra nell'ambito dei bisogni, troppo gonfiabile in una certa pubblicità, poi ridurre i bisogni assurdi, poi esserci di invece come San Francesco, ma sono fatti privati, no? Cioè io voglio dormire sulla pietra, va bene, ma di media c'è cioè, un'economia che gira sempre, perché ci sono varie attività che uno o due bisogno di vestirsi, di fare magari una vacanza, non so, un giro, un soggiorno al mare, no? Mica andare alle Seychelles, perché quello è un po' in dubbio. Allora l'economia c'è. Manca solo un mezzo, allora a questo punto
punto, la prima cosa che fa il famoso istituto di due punti, il partito, quello chiamato come vi pare, che prende il potere e cambia le regole del gioco, riprende e ha la proprietà della moneta dello Stato. La moneta diventa dello Stato, perché con la moneta dello Stato, o in più dei banchieri privati, io ci posso fare tutto quello che voglio. Posso finanziare un'attività che secondo me mi pareva giovane, ah io vorrei avere il negozietto, bene, è una buona idea, e io te la finanzo, no? Dice, ah, diventa piccolo imprenditore, no? E cosa fa? Non va alla banca, quella la propria madre, ci diventa male, così dopo c'è la fiduzione della mamma, allora per mangiare la casa, ma cioè, allora cosa? Allora questo verrebbe subito eliminato, verrebbe eliminato le tasse sui redditi, non sarebbe nemmeno più possibile le redditi, avrebbe più senso, perché i servizi verrebbero erogati dallo Stato che li garantisce. E allora sta fangoria che i servizi vengono dati, le che sono le tasse, i cittadini, tutta sta cosa. Non ci sarebbe più l'inflazione, perché se io ti presto un libro, io ho questo libro a casa mia, e non presto ammonia, lei cosa mi ridà indietro? Non mi disse che l'ha detto. Un libro, mi ridà di una treccata, no? Allora se uno mi dà 100 milioni, come fa a ridare 200 milioni? Da dove trova gli altri 100? Li trova perché c'è l'inflazione, che siamo tutti alla fine sono legati al debito, non devono aumentare i prezzi. Sono una domanda, tutti gli altri. Se tutta la moneta è gravata da debito, con cosa noi paghiamo questo debito? L'inflazione, perché allora tutti i soldi sono panettiere. C'ho il debito anch'io di qualche cosa, ho fatto un muso perché per l'abitudine mi sono anch'io. Mi ritardo, veramente sto male, per domattina faccio un euro e 10, no? Allora, ieri costava un euro, oggi non è perché. E quindi tutto così. Anche questa famosa inflazione che ci dà tanto fastidio è anche legata a quella cosa, e quindi finirebbe l'inflazione, finirebbe le tasse sui redditi, sarebbero finanziate tutte le buone idee, tranquillamente, allora sarebbe una mamma, no? Non lo so proprio. E poi però c'è un aspetto, no? C'è un altro aspetto, a quel punto però deve essere un'economia conclusa, non può essere un'economia di mercato aperto, no? Libero mercato, un'economia globale, no? Un sistema lì può essere una nazionale, macro nazionale, federale, no? Però è chiusa. Chiusa. Non esiste, perché sennò poi è chiaro che si rompe il giocato. Anche per il principio della diversità dei popoli. E deve essere la ricchezza. E questa è la ricchezza. Se noi abbiamo tutto il mondo a un'unica cultura, quindi abbiamo un allevamento dei latini. Cioè, ma questi signori, questo meccanismo, lo sanno benissimo. Allora loro giocano con una tecnica che hanno sempre utilizzato, sempre quella del rubinetto. Apro 5, 7 anni, ma lui ha detto ce l'ho io, i soldi sono miei, io sono quello che hanno. Apro 7 anni e tutti fanno, ah, ma i prestiti agevolati, facciamoci la casa a debito, facciamoci la macchina a debito, che guri, 7 anni, poi sottavolando inizia a ripetere. Allora, te rimani senza lavoro, c'ho il debito da pagare, c'ho la casa, c'ho la macchina, ti sei diventata la matrice, non hai tutto a debito, loro che fanno? Però la carta straccia, se tanto non hai niente, però lo lì perché dall'indebitamento dello Stato, missione di titoli, quindi è una tipografia, no, non è la democrazia, una tipografia è però chiudendo un rubinetto come il Bengodi che è finto, no? Ti fanno vedere che c'è il Bengodi chiuso, e quelli che non ce la fanno, che fanno? Gli danno la casa, gli danno la macchina, ciccia, roba concreta, e loro non la fanno anche a straccia, no? Allora a questo punto tanto vale riprendersi la moneta e basta. Il momento che viene è lo Stato, la prima cosa che fa con un governo che ritorna a essere sovrano, riprende la moneta. Ma questo è il problema dell'Europa, perché tecnicamente non è possibile questo passaggio, c'è una cosa che... Ma questi signori non fanno mai, perché al di là delle facciate che hanno PD, PDL, PCC, CCB, tutte le cose qui, c'è delle affiliazioni che sono quelle che noi non vediamo, quelle che fanno l'altro di vivere. Cioè, come uno prega il signore, c'è chi prega qualcun altro, è lì il problema. Allora questa gente perché fa così? Malvagi, perché lo senti, non bene, che veramente c'è della malvagità alla fine, no? Che è qualcosa di non misurabile, però lo percepisci, ma questo è veramente demoniaco, dice. Certo, perché deriva da quello che loro è lì il punto. E questo è il problema. Alla fine, la luce sono fin da bambini, vai al sussidiario, la Francia dichiarò guerra alla Germania. Gli interessi degli imperialismi contro ma questa roba non esiste da nessuna parte. Questa roba sono sempre le solite cliche, che tra l'altro finanziano quello, finanziano quell'altro. Adoratori degli indominabili che chiaramente si divertono a seminare la corruzione sulla terra, usare una definizione, no? Cara, questo è il problema. Questa gente viene di dire, signori, sì, vabbè, poi a parte tutte queste mascherine, no? Dei partiti o altre finte, no? Che dove state voi veramente? Dov'è la unione? Cos'è che vi viene di tutti quanti? Perché alla fine quando il gioco si fattura sono tutti amici. Allora come mai?
Di Pietro, per esempio, quando ho dovuto votare su un messo, cosa ha fatto? Si è svenuto. Ma chi ha fatto? No, no, no. Per favore, no. Magari non si sta svenuto, però alla fine, vieni. No, ti amo Cesare perché di Cesare lo devo perché di Dio. Un conto è un teatrino che vediamo in Italia, un altro conto come si guarda quando si può contare. E allora per la cronaca, il meccanismo europeo di stabilità, per essere varato a livello europeo, è stato approvato da tutte le forze politiche italiane che siedono nell'Europarlamento con la sola astensione della Lega Nord. Di Pietro ha votato a favore. Allora l'UDL ha dato un'impostazione sbagliata? Sì, sì, sì. Ah, sì. Ecco. Lei era uscita dall'Italia dei Valori perché era convinta che ci fosse stato un voto astensione o contrario, e invece c'è stato un voto a favore. A favore come c'è stato sul nucleare, a favore come c'è stato sul NERC. Ebbene, cominciamo a capire che un conto è quello che ci vengono qui in Italia, in media, un altro conto è quello che succede sul serio. E allora, sia sul meccanismo europeo di stabilità, sia sul fondo di redenzione, se lo sono approvati, se lo sono votati, in sede europea hanno già detto di sì, ho dimenticato la postilla, fra l'altro, per il fondo europeo di redenzione, che una delle due risoluzioni parte integrante di questo fondo prevede che ci sia la tutela giuridica dei paesi, ovvero la Commissione europea può stabilire un regime di tutela giuridica del paese. I paesi vengono de facto, jure de facto, commissariati. Decide l'Europa. Ora, quando io ho detto, così io devo rispondere un pochino anche rispetto alla famosa zeppa nel meccanismo, sono convinta anch'io che la Corte Costituzionale tedesca abbia fatto un ottimo lavoro, se non altro gli hanno preso in considerazione tutte le denunce che erano arrivate rispetto ad un procedimento incostituzionale di approvazione del MES, ci hanno pensato su, l'hanno valutata ed effettivamente qualche problemino può provocarlo, però intanto come dotazione iniziale, cioè come quindi libera, perché è una delle tue condizioni, la soglia proprio di 190 miliardi che è la quota con cui la Germania entra nel MES. Ma c'è anche quest'altra cosa, che laddove non possono agilmente e facilmente provvedere ad un innalzamento della cifra, studiano un altro meccanismo, ecco che porto l'EF. Ti posso fare una domanda? Tu hai accennato adesso a fatto che la Germania hanno fatto un esito, diciamo, di istituzionale, ecco. Però voglio capire, secondo quali leggi hanno permesso questa cosa? Secondo me è costituzionale, io non conosco la Costituzione tedesca. Però c'è cioè, una cosa con questo principio assassino. Guarda, il principio di assassino ce l'ha la Costituzione italiana, come diceva bene Enrico, cioè non è nemmeno referendabile, non è nemmeno punibile sotto giudizio della volontà popolare. Il fatto che sulla Costituzione italiana, ad esempio, c'è scritto che tutto ciò che riguarda i trattati internazionali in materia di carattere finanziario è demandato esclusivamente alle decisioni del governo e non sono argomenti referendabili. Rispetto alla Costituzione tedesca, invece, c'è una serie di argomenti che devono per forza essere discussi anche in sede di trattati internazionali dal Parlamento, ma rispetto a quanto è previsto proprio per la tenuta economica finanziaria del sistema paese, è previsto. È per quello che hanno fissato quella parte, la quota di partecipazione fino a quella che oggettivamente è ad oggi prevista dal meccanismo europeo di stabilità per la partecipazione della Germania, hanno calcolato che quell'importo è erogabile dalla Germania senza che vi sia una messa in discussione da parte del Parlamento. Quindi non è tanto una Costituzione assassina quella tedesca, ma molto di più quella italiana, che dice che il popolo italiano deve solo subire, addirittura non può partecipare. Peggio ancora, per quanto riguarda le proposte di legge, ci sono due proposte di legge estremamente interessanti, una sulla funzione e sul ruolo delle banche e l'altra invece proprio sull'uscita dell'euro. Io ho lavorato come assistente parlamentare in Senato e ho visto che fine fanno le proposte di legge. C'è un archivio splendido dove si accatastano, non accumulano nemmeno polvere perché a
hanno cura di tenere ben protette, ben riparate, se poi hanno raccolto tante firme perché sono proposte di legge interessanti, magari c'è qualche parlamentare intanto che ne pesca una, la aggiusta, la sistema, la immettente, la presenta, e poi una volta presentata la prende, la ritira, non la mette in votazione, la rimette dentro il solito armadietto, così non prende polvere. E questa è la fine del 99,9% delle proposte di legge con raccolta di firme certificate, quindi con spese perché serve dal vano del cancelliere, del tribunale, la fine che fanno le proposte di legge popolare alla faccia dell'articolo 1 della Costituzione e la sovranità appartiene. Ma per chiarire, quando ho detto che non avevo soluzioni, io ho in mente una serie di passaggi obbligatori per uscire, necessari, anzi non obbligatori, ma necessari per poter uscire da questa situazione. E non c'è solo l'azione dal punto di vista legale del ricalcolo del ripudio del debito, cioè capire se è possibile eliminarne un po', se è possibile non calcolarci interessi, congelarlo per un po', intanto ridiscutere o ripudiare quello che è il nostro debito dal punto di vista legale. Ma c'è anche il combattere la globalizzazione che ha fatto tabula rasa, non solo dal punto di vista economico-finanziario ma anche culturale, a livello mondiale, di quello che siamo noi come cittadini, come paesi, come stati, come nazioni, e per favore una volta non vergogniamoci di parlare di nazioni con la stessa cultura, con lo stesso portato, con le stesse valori, con le stesse tradizioni e così via. Ma dovremmo anche cominciare a ragionare di quali sono le possibilità che esistono. E allora, se l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, passato poi nel consolidato sul funzionamento dell'Unione Europea, dice che c'è la possibilità di recesso dall'Unione Europea e quindi dall'Unione Europea monetaria, utilizziamolo. Abbiamo diritto a questi trattati e non sono referendabili perché la Costituzione italiana dice che non è possibile. Ebbene, governanti, prendete in considerazione il fatto che lo stesso trattato al quale ci avete impiccato prevede la possibilità di uscire prima. Perché non l'hanno chiamato Costituzione, l'hanno chiamato trattato proprio per evitare il referendum. No, è inverso. No, sarebbe comunque stato un accordo in sede internazionale, che a mio nome per un altro è un accordo trattato in sede internazionale e non è referendabile per la nostra Costituzione. L'hanno chiamato il Trattato di Lisbona perché altro non è che la Costituzione europea che era stata bocciata attraverso il referendum in altri paesi europei, non la volevano e siccome ce la dovevano imporre, ce l'hanno fatta passare cambiando il nome non più come Costituzione europea ma come un altro trattato. Questo è stato l'artificio, ed è un artificio comunicativo ma una fregatura enorme con soldoni e purtroppo anche per quanto riguarda la nostra esistenza. La Francia, certo. Quindi, fuori dall'Unione Europea, fuori dalla NATO, se poi mi dite, ah ma allora sei contro l'Europa, sei contro il popolo, no! Anzi, se i popoli europei finalmente creassero un contraltare, che si contrapponesse rispetto all'imperialismo dominante che la sta facendo da padrone a livello mondiale e si sta salvaguardando i popoli, quindi un'Europa dei popoli, delle culture, dove ogni nazione europea, ogni singola nazione con rapporti internazionali consolida scambi, consolida le proprie tradizioni, la propria cultura e va a fare da contrappeso rispetto a quella che viene spacciata come dominante, ci viene fatta trangugiare, che sarebbe felice. Ma non è questa Europa, è un'Europa che solo speculativa e solo finanziaria, è un mostro, è un aborto di Europa, quella in cui ci fanno stare. Quindi fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Euro, ma anche fuori dalla NATO. Perché la NATO non è più, ma che senso ha la NATO oggi? Contro che cosa? Rispetto al patto di Varsavia? Fuori dalla NATO è diventato uno strumento di guerra. La nostra partecipazione alla NATO significa guerra preventiva addirittura, che è una violazione del diritto internazionale. Non esiste una guerra preventiva, esistono guerre di difesa, ma non può preventivamente portare la guerra in caso di qualcuno o perché questo non ti sta simpatico andare a cannoneggiare o sparare il fosforo bianco sopra. Oppure impadronirti del territorio di altri e dire questa è casa mia e se no ti bombardo e ti distruggo la casa. Quindi cominciamo a renderci conto anche di quali sono i rapporti di forza all'interno del quale ci costringono a stare. Tanto più se sono rapporti di forza onerosi come quelli che ci costringono all'interno della NATO. In Grecia
come in Italia, nonostante la crisi dirompente, si conquista ad acquistare cacciabombardieri, si continua ad acquistare armi, droni, si continua a partecipare alle guerre, a bombardare altri paesi sovrani. Pensate, a mantenere le basi americane sul nostro territorio. Faccio l'esempio della Grecia, perché poi lo trovate anche lì, che è esemplare rispetto anche all'Italia. Allora pensate, nel 2009 c'è il cambio al governo e va su come primo ministro il rappresentante socialista del PASOK. Vedo un pochino quelli che erano gli acquisti previsti, dice no, c'è aria di crisi, no, cacciamo gli acquisti. Poi il socialista doveva dare l'idea